Siamo in collegamento con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. Ben trovato De Magistris. Bentrovati a voi, eccoci. Allora, De Magistris, non possiamo non commentare con lei il risultato di queste elezioni europee, un risultato tutto sommato, insomma, che ci aspettavamo, questa destra che continua a vincere un po' ovunque, tiene bene il Partito Democratico tutto sommato e recupera anche qualche punto in percentuale rispetto alle ultime elezioni. Beh, abbiamo un dato innanzitutto europeo di una marcia delle destre, Francia clamoroso, Germania, Austria, anche altri paesi, Italia, dove Giorgia Meloni ottiene un risultato molto positivo. Poi abbiamo un'astensione record, per la prima volta dalla storia della Repubblica si scende sotto il 50%, un italiano su due non è andato a votare. Il Partito Democratico prende un risultato molto buono che viene secondo me visto come il fronte antidestra, tonfo complessivo dei 5 Stelle che tengono al sud, però complessivamente vanno sul 10, anche un poco sotto probabilmente. Bene Verdi e Sinistra perché hanno scelto buone candidature. Forza Italia va meglio con Berlusconi morto che vivo, viene visto come il fronte moderato all'interno delle destre, e il duello tra Renzi e Calenda diventa un boomerang politico per entrambi. Buona l'azione di Santoro, però lontano dal quorum. Insomma, però siamo molto lontani da una politica che entusiasma, se devo dire la verità, perché ho visto pochissimo entusiasmo, poche persone alle urne, molti hanno votato sul piano personale qualche candidato apprezzabile. Insomma, mi sembra che stiamo lontani da una rinnovata voglia di partecipazione politica. Assolutamente così, sicuramente il Movimento 5 Stelle esce sconfitto. È vero anche che l'astensionismo forse ha più penalizzato il Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud dove si è votato in percentuale di meno e dove il Movimento 5 Stelle era comunque più forte. Ma io credo che il Movimento 5 Stelle deve essere attento a non apparire come la spalla del Partito Democratico, perché pochi mesi fa queste europee venivano viste un po' per chi doveva avere la leadership contro le destre, tra Conte e Schlein, ha stravinto la Schlein. Io credo che il Movimento ha un futuro se riscopre quel senso anche di apertura alle forze civiche che ci sono e ci sono sempre state nel nostro paese, cosa che non sempre è avvenuta negli ultimi tempi. Anzi, io ricordo per esempio alle regionali in Calabria, per fare un esempio, se il Movimento 5 Stelle ci avesse appoggiato, altro che il 17%, rischiavamo di vincere le elezioni regionali e là sarebbe stata un'alleanza 5 Stelle-ottimismo che avrebbe portato lontano. Quindi loro devono fare delle scelte perché sono scesi molto in basso, seppur tengono, come abbiamo detto, bene in alcune zone del paese, ma queste sono europee, non sono elezioni locali, perché poi anche dove si va nelle amministrative mi sembra che il duello è soprattutto tra Partito Democratico, centrosinistra e destre. Quindi oggi il risultato apprezzabile nel fronte delle opposizioni l'ha avuto Elly Schlein, che ha saputo, secondo me, fare comunque una campagna elettorale. Un'ultima domanda sul fronte politico per chiudere appunto questa analisi anche post voto. Secondo lei con questi risultati il governo nel suo complesso, con tutte le forze che lo rappresentano, esce più solido o comunque qualche mal di pancia in più all'interno del centrodestra di governo esiste? Mi riferisco alla Lega che perde comunque moltissimo. No, più solido secondo me. I mal di pancia ci saranno sempre perché fanno parte della politica. Poi la Lega si salva grazie a Vannacci, che prende credo circa mezzo milione di voti. La Lega pure sta in una fase secondo me di crisi. No, i mal di pancia e le turbolenze ci saranno sempre, ma il governo è più solido. La Meloni ha mantenuto un risultato molto positivo. Poi ricordiamoci che vincono due donne. Questo è un dato secondo me da non sottovalutare. Meloni e Schlein hanno vinto queste elezioni.
Allora, torniamo ai problemi di casa, strettamente di casa nostra. Mi riferisco a Napoli, dove lei è stata la guida facendo il sindaco per 10, anzi 11 quasi anni, perché c'è stato il Covid, quindi il periodo è stato allungato, il sindaco più longevo della città di Napoli. Cosa sta accadendo con l'acqua, bene comune, l'ABC? C'è stato l'incatenamento di padre Alex Zanotelli qualche giorno fa, proprio per dire l'acqua deve restare pubblica, è un bene che non si tocca, ma la giunta Manfredi ha deciso diversamente. Chiaramente poi la parola spetterà al Consiglio Comunale, che dovrà deliberare quanto poi stabilito dalla giunta. Ma è gravissimo quello che ha fatto Manfredi e la sua giunta. L'acqua bene comune è l'orgoglio di Napoli nel mondo. Io sono andato esattamente un anno fa in Brasile, dove volevano ascoltare l'esperienza napoletana. Siamo stati in Europa, in Italia ci invidiano tutti. Siamo stati l'unica amministrazione che attuò il referendum sull'acqua pubblica, ma non solo questo, l'azienda è un modello. L'azienda è un'azienda solida che ha assunto sotto la nostra amministrazione centinaia di persone, che ha tariffe più basse dove l'acqua non è invece pubblica, ha sottratto l'acqua dall'essere una merce, l'acqua è di tutto e di tutti. Quindi è un attacco che va nella direzione di Manfredi. Manfredi con la sua maggioranza, ahimè, che non è la maggioranza tra l'altro meloniana. È una maggioranza che parla certe volte il linguaggio dell'acqua pubblica e del bene comune, però nei fatti fa tutt'altro. Smantella un modello, toglie le associazioni dal controllo della gestione dell'acqua, non dà peso ai lavoratori, annulla la democrazia partecipativa, nell'ottica di Manfredi che è quella non del bene comune, ma dell'interesse privato, cioè la svendita della città, i beni comuni vengono calpestati, le bonifiche a Bagnoli non si fanno. Si modificano i piani regolatori per fare più speculazione, l'acqua è un modello che ci viene invidiato, invidiato da tutti, lo cancella, è Attila, non è un sindaco, questo è un antinapoletano, non lo so se lo fa per incapacità, per inadeguatezza, Il per sindaco, sempre per onor di verità, dice: era diventato veramente impossibile con questo statuto anche approvare il semplice bilancio, per cui non si va lontano in questa direzione. ma che dice? Ma lui vive in un altro mondo. Se gli danno fastidio le persone che sono democraticamente elette, pensate che noi che forse eravamo eccessivi in un altro senso, addirittura i componenti del Consiglio di amministrazione non prendevano i emolumenti, a differenza di Manfredi, che la prima cosa che ha fatto si è triplicato lo stipendio. A lui forse dà fastidio che ci sia il componente del WWF, il componente di Mare Vivo, il componente di Legambiente, il componente del popolo. È insofferente, quindi bisogna dire la realtà per com'è. Però la domanda che io voglio fare, dottoressa, tramite la sua importante trasmissione, mi chiedo, adesso che si va in Consiglio Comunale, i consiglieri comunali, molti dei quali compagni, amici, persone di cui ho grande stima e che sono stati miei collaboratori, che sono stati protagonisti dell'acqua pubblica, allora io chiedo loro, avete sbagliato prima? E non credo. E oggi come si fa a stare in silenzio di fronte a un sindaco che sta svendendo la città, che privatizza tutto, che non fa la bonifica a Bagnoli e non tutela la salute pubblica, che cancella l'acqua pubblica, che apre le strade agli speculatori? Cioè, come si può stare in quel consiglio comunale in silenzio? Ma veramente lo dico da napoletano con l'amore che ho per questa città. Io sono preoccupato, perciò mi sento più accalorato, non perché io debba difendere qualcosa di cui sono orgoglioso, perché quello rimane patrimonio della storia, non è che arriva l'Attila di turno e la cancella. Ma questo signore, con la sua maggioranza, sta diventando un pericolo per i diritti della nostra città. Allora io ho il dovere di dirlo e chiedo anche ai consiglieri comunali di farci sapere qual è il loro pensiero, perché poi ci arriveremo tutti quanti come via di conseguenza, perché se uno un giorno dice una cosa, un giorno dopo cambia idea, un giorno è per i beni comuni, poi diventa per i beni privati, allora il problema non è il nostro, che siamo coerenti, il problema è di chi evidentemente va come il vento, una volta va allo scirocco, una volta dove va il maestrato.
Ma vedremo cosa accadrà in consiglio comunale, torneremo chiaramente ad analizzare il tutto. Sono scelte amministrative di cui chiaramente la giunta Manfredi si assume tutte le responsabilità. Noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci De Magistris. Grazie, beviamoci un bel bicchiere di acqua bene comune, che fa bene anche alla salute. L'acqua di Napoli è buona, non salvo a te. Arrivederci, Assolutamente grazie. sì, arrivederci.